Ciao Mario, bentornato. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Grazie dell'invito. Grazie a te di essere lui, venuto. Lui è un italiano che vive a Liverpool, e più o meno è già venuto qui, quindi lo conoscete. Mezzo italiano, diciamo, Manfred. Mezzo italiano, vabbè, però. Sì. Grande. Un attimo, Mario, che faccio entrare anche la bellissima e bravissima Michela Russo. Ciao Michela, da Napoli. Ciao a tutti. Buonasera amici, buonasera. Allora, ciao Michela, bentornata. Allora, questo è l'argomento, ragazzi. Adesso questa è la risposta di Salvatore Esposito, ma praticamente è successo che nella serata di ieri, ce lo siamo visto anche in diretta, il Liverpool ha fatto un tweet. Manfred, ce l'hai qua? Sul bot? I fan non vorrebbero... I fan non dovrebbero radunare... Questa almeno sembra la traduzione. Questo ci tengo a sottolineare che non è l'account del Liverpool, ma è l'account Liverpool Help, che però è sempre abbastanza seguito, c'è anche il verificato. I fan non dovrebbero radunarsi nelle aree pubbliche, dovrebbero evitare di isolarsi in aree lontane dall'area portuale della città. Ti consigliamo vivamente di evitare il centro... quindi pure il centro, se hai scelto di visitare, tieni presente che potresti essere preso di mira per furto, rapina o aggressione. Michela. Un secondo, scusami Miki, che dovevo far entrare un amico direttamente da Napoli. Buonasera, Chale. Sciale, stavamo Ciale, introducendo l'argomento, quindi non ti sei perso niente. Abbiamo appena letto il tweet dell'Help del Liverpool. Vi faccio una precisazione, perché noi in Italia siamo abituati, anche se abbiamo visto quello che è successo ieri sera a Colpo Gobbo e a Toselli, ovvero che gli hanno fatto togliere la maglia prima di entrare nello stadio del Paris per non mettere a rischio la loro incolumità, diciamo a... è un tipo di comunicazione che cerca la polemica, magari in Inghilterra, quindi volevo chiedere prima a Sheridan se magari è prassi comune, anche a Mario, sì. O a Mario, è prassi comune, cioè che magari Liverpool Help, questo diciamo account che ha fatto questo tweet che ha suscitato tante polemiche in Italia, in realtà là è più una forma di, diciamo, di centro assistenza, no, per gli tifosi, sì, che vanno alle trasferte, è esattamente, no? Quello Pancio, è esattamente quello, è quello. L'hai detto bene, è quello. Diciamo che qua in Inghilterra si tende molto a, diciamo, a proteggere i tifosi. Non è che devi proteggere niente, perché Napoli ci sono stato più di 10 volte, è una città meravigliosa. E ovviamente se ti presenti con la maglietta, del Liverpool in mezzo ai tifosi della curva B, è ovvio che rischi di prendere botte, cosa che può succedere a Roma, può succedere a Torino contro la Juventus, dappertutto. Se, è come ha detto. Ma quindi lo fanno, lo scrivono sempre questo tipo di tweet? Diciamo la stessa identica cosa l'hanno fatta quando, quando abbiamo giocato. Ce l'ho, quando volete ce l'ho. La semifinale contro la Roma in Champions League, è uscito lo stesso identico comunicato. Evitate di andare in centro con roba del Liverpool, perché comunque se beccate il gruppo di 10 non tifosi, ma 10 vandali, 10 insomma gente che non si interessa di calcio ma va a fare solo a botte, e poi ovviamente rischiare. No, perché questa ti interrompo Mario, perché questo diciamo è secondo me il punto di partenza, cioè che nella scorsa stagione qui in Italia è capitato in più partite, adesso Verona mi sembra quella più evidente, che era stato Verona-Milan, che c'era stato un comunicato, io non mi ricordo da parte di chi, però credo che non sia un help center, diciamo, del Verona, credo fosse la curva, fosse proprio la curva, che metteva in guardia i tifosi, mentre qua mi state dicendo che non è, diciamo, la curva del Liverpool che va detto occhio che se venite prendete mazzate, adesso la riduco ai minimi termini, ma è sì la curva del Verona, grazie chat, ma è stato proprio, è come un centro assistenza, no? Un sì, però 190. Però qua io vorrei essere dalla parte del bene, però qui non si dice non andate con le sciarpe in Bravo. Mezzo a 10 napoletani esatto. Che potrebbero essere antici. Qui si dice sconsigliamo sia le aree lontane che il centro, cioè quindi tutto, innanzitutto, cioè proprio non possono andare da nessuna parte. E in più potresti essere preso in mira per furto e rapina, cioè adesso non so, Sciale, non so che non so se lo fanno in tutte le città, però no, c'è anche qualcuno in chat che ha scritto sono napoletano e hanno ragione, no? Ognuno c'ha anche le sue. Per Roma 4 anni fa lo stesso identico comunicato prima della semifinale, me lo ricordo benissimo, non so se qualcuno magari lo può postare, c'è la stessa identica cosa.
quindi non è qualcosa contro la città del Napoli, la città di Napoli, che è una città meravigliosa. Basta questo con questa cosa, non è che tutte le volte che diciamo Napoli dobbiamo dire questa cosa. Ma io lo dico perché lo penso. Ma non è vero, non ci sei, ma ci sei andato una volta, poi hai detto con tua moglie non torniamo più. Dai, su, per favore. Mai stato rapinato, Mario? Mai stato rapinato, amici, a Napoli. Persone meravigliose, figure. Michele, allora, a proposito di persone tutte meravigliose. Allora, io credo che qui sia un po' il bue che dà del cornuto all'asino, perché io vorrei ricordare che comunque stiamo parlando di una città dove ad agosto sono state stanziate 500.000 sterline per combattere la criminalità. Vi ricordo che il porto di Merseyside è uno dei più grandi per il traffico di droga. Vi ricordo che Napoli in Italia, secondo le ultime classifiche, è l'ottava città più pericolosa. Prima di Napoli ci sono Milano, Genova, Venezia, insomma. Quindi forse andrebbe rivisto, probabilmente, questo pseudo sito. Sembra un po' il sito della Farnesina, forse, no? Sì. Cioè, tipo, forse va rivisto. Il social media manager dovrebbe rivedere, se non altro, il modo di scrivere, il contenuto, perché se voleva dire state attenti, non andate in giro magari a istigare con la sciarpa nei quartieri, perché se beccate il facinoroso di turno vi può dare uno schiaffo, ma quello credo che chiunque frequenti il calcio, lo stadio, magari lo sa, ecco, di non andare proprio, come dire, a sfruculiare le api nel nido. Se mi dici che non puoi andare in giro, in centro, al porto, fuori, perché ti rapinano, perché ti fanno, quello è volutamente, secondo me, un po' provocatorio come tweet, no? È un po' comunque per alzare, ma io vi ricordo che ci sono già stati degli scontri Liverpool-Napoli nel 2019, a maggior ragione che ci sono stati dei precedenti. Quanto ha senso fare una comunicazione del genere e alzare gli animi di quelli che non vedono l'ora? Così vi facciamo vedere le parole di Klopp. Antonio Manzo, ragazzi, che tutti conoscete, di Spazio Napoli, yes, che ha fatto questa domanda che ha fatto un po' incazzare Klopp. Quindi Manzo, ve la faccio sentire. Mister Antonio Manzo, Spazio Napoli, non è la prima volta che viene in questa città. Vorrei sapere se trova pericolosa Napoli, perché oggi l'account Twitter della vostra società ha postato un messaggio in cui ha messo in guardia i propri tifosi su eventuali pericoli. Stop un attimo. Applauso ad Antonio Manzo, uno che ha le palle di fare una domanda. E tutte le volte le interviste fanno delle domande imbarazzanti. Bravo, bravo Antonio. Guarda Klopp. Però adesso senti anche la risposta di Klopp. Vabbè, però. E dire che comunque Napoli è stata sempre accogliente, oppure ha un'altra idea? Che idea si è fatta della nostra città? Good evening. This is not the first time you've come to Naples. I wanted to know whether you consider the city to be dangerous, because today Liverpool's social media accounts put out several messages telling the fans to be wary of the city, and I wondered whether that's been your experience, whether you'd like to try and calm the fans down, or whether you consider it to be a welcoming city. Stop. Embarrassing question from you. You want? Secondo me lo manda a cagare. Però almeno ha fatto la domanda che tutti vorremmo sentire. Allora, sotto c'è i sottotitoli, non so se si vedono in grande, io ve li leggo comunque. Welcoming city. That's an embarrassing question from you. You want to create headlines. Una domanda imbarazzante. Tu vuoi il titolo? Veramente non lo capisco. You really don't understand it. You are from Napoli? Are you from Napoli? Do you think it's a dangerous city? I don't know. I don't live a normal life in Napoli. I am protected here, go to the hotel, and now you ask me what I think about Napoli. You know exactly what people are talking about. If some supporters meet some supporters, something can happen. That has nothing to do with the city, so I don't know. But I'm not here to create headlines for you, and if you don't know what to ask anymore, that's no problem, because I would love to go to the hotel, to be honest, and just consider the game tomorrow, and it looks like that you don't know what to ask anymore because of the question. Credo che lei stia cercando di cercare. Vabbè, va avanti. No. Cerco che penso che lei stia cercando di creare dei titoli. Lei è di Napoli? Lei pensa che la città sia pericolosa? Io non lo so, non ci vivo. Io sono sempre qua protetto, tutelato. Vado all'albergo con la scorta. Quindi. Va bene, dai, traduce. Penso che... Ragazzi, non è che l'ha asfaltato, perché Manzo, da buon giornalista, ha fatto la domanda che non sappiate. Scusami, Manfred, che c'era. Ha fatto la domanda che tutta l'opinione pubblica oggi si poneva. Io avevo espresso il mio punto di vista prima, chiedendo appunto a Mario, a Sheridan, se era prassi normali. Ci hanno raccontato di sì, che è un centro assistenza. Sì. Però un giornalista
bravo, è quello che fa le domande che interessano a, diciamo, che diventano il topic del giorno. Chi no, se, cioè, non farla è da veramente da ebeti, e poi è normale che Klopp gli dica vuoi il titolo, è una domanda imbarazzante, ma perché il tenore dell'italiano medio ha delle domande probabilmente nella vita imbarazzanti. Bravo Manzo, bravo Manzo. Allora, eravamo rimasti con Sciale, poi credo vuole intervenire Yolanda, vai. Come l'ha presa lo chef, Sciale, quel tweet? Ma guarda, è un tweet abbastanza imbarazzante, inutile. Ecco, io avrei fatto, magari non sono nessuno per dire cosa avrei fatto, cosa bisogna fare, che domande bisogna fare, però magari avrei fatto la domanda proprio sul tweet, sulle parole del tweet. Giustamente Klopp dice, io che cavolo ne so di come si comporta la città di Napoli, però il tweet è abbastanza imbarazzante, inutile, e da napoletano un po' mi sento offeso, forse sì. Offeso da napoletano, Yolanda? No, mi fa ridere perché voi avete ripreso le parole di mio amico Salvatore Esposito. Sì, però scusami, Iole, ma poi... le metto sotto, le vuoi leggere tu o le leggo io? Sì, no, ma figurati, mi fa sorridere perché Salvatore giustamente... Non è la prima che fa di questi tipi. Vi raccomandiamo vivamente di mangiare tanta pizza e divertirti in una città, sì. Divertirvi nelle città più belle del mondo. Così ha scritto, e l'account del Liverpool. Sì, e poi naturalmente sottoscrive anche, cioè scusami, sottolinea anche il fatto che a Liverpool ci sono dei problemi di droga molto importanti. Cioè, il discorso è uno: credo che in ogni grande città, ma del mondo, ci siano magari dei pericoli in più rispetto magari a dei paesi dove lasci le chiavi dietro la porta, ma questo è scontato, cioè non mi sembra... No, fa ridere che a farlo però sia Salvatore Esposito, che è diventato, diciamo, popolare, tutti noi lo conosciamo. Bellissimo. Per Gomorra, no? Quindi non è che dici l'ha fatto che faceva volontariato. No, vabbè, ma l'ha fatto anche un po' come provocazione, no? Come per dire, voi magari guardando anche Gomorra, guardate determinate serie e etichettate napoletani in un certo modo, guardate che ci sono determinati problemi che non emergono in tante altre città, e quindi cercate di fare più attenzione a quella che è la realtà vera e non quella che vi viene raccontata. Però lo sai che cos'è? Ma l'ha raccontata lui! Secondo me questo tweet, tra virgolette, lascia il tempo che trova. Sì, ma io ti dirò, io sono un pochino anche fuori corrente rispetto, un po' controcorrente rispetto a quello che dicevate anche in live. Secondo me questo è un tweet che lascia il tempo che trova. Se l'account del Napoli avesse l'ironia giusta per rispondere anche in maniera ficcante, per rispondere in maniera... sai, anche un po' provocatoria a questo tweet, secondo me ci saremmo fatti una risata su. E invece, visto che non c'è questo grado di maneggiabilità dei social, chiamiamolo così, per ispirarci anche un po' al buon Panciroli, alla fine diventa una polemica infinita. Bravo. Rispondi coi fatti, rispondi con un sorriso, rispondi con una battuta e togli tutto da mezzo. Secondo me sarebbe stato più intelligente, no? Thomas Tuchel is fire. Licenziato. Secondo me il problema è Tuchel. Per me Tuchel è scarso. Per me Tuchel è un allenatore scarso. Se tu Tuchel... Io questi allenatorini... Il problema del Chelsea è Thomas Tuchel. Ore 23... Cosa so? 23:42. Il giorno dopo, la mattina, Thomas Tuchel licenziato. Applausi, grazie. Faina, una domanda. Vabbè. Dici che scherzi. Ma sei come Hernandez, il profeta. Ma che profeta? Faina, bravo Mario, dillo. Dillo, assi incompetenti. Vabbè, Mario l'avevamo Sheridan. Già capito che era suo fan. Sheridan, you like my English or not? Do you? You like my English? William Shakespeare. Absolutely perfect. Faina, che cosa ne pensa dell'account del Liverpool su Napoli? Cosa? Cosa ne pensa del tweet dell'account di supporto? No, diciamo, ma a me fa molto ridere. A me fa molto ridere come se i tifosi del Liverpool poi fossero dei santi. Cioè, nel senso. Bravo. Esatto. No, ma qua non hanno detto i tifosi, hanno detto non frequentate la città. Sì, ho capito. Ma vedi, Manfred, che tu dia dei consigli. Tipo, che ne so, attenti che magari ci potrebbero essere degli scontri. Sai, è tutto nella norma. Ma i furti, ragazzi, cioè i furti possono capitare in tutte le città, Cioè, non è che possono capitare solo a Napoli, Sono successo. Capito che voglio dire? Capitare solo in Italia. Furti anche. No, però io capisco
la paura magari, sai, degli scontri, delle cose. Io questa la capisco, cioè è ovvio. Il Liverpool Help credo sia un account, Mario, che dia dei consigli su come muoversi. Io onestamente non l'avevo mai sentito prima di ieri sto account Twitter. Vabbè, quindi... a me hanno detto che è un account Twitter che dà consigli. L'abbiamo detto prima, l'abbiamo spiegato prima. Stavo guardando la diretta, Faina, non faccia finta di niente. Ero in riunione. Faina, la taggavano. Per favore, vada. Cosa ne pensa quindi? Vabbè, ma che hanno scritto una stronzata, ragazzi. Perché che vuol dire i furti? I furti possono succedere in tutte le città del mondo. Non solo a Napoli, può succedere a Londra, a Birmingham, a Liv- ovunque penso, eh. Che c'entra? No, Damiano intercetta anche un certo tipo di pubblico, perché anche in chat si fa, non si fa assistenza con la discriminazione. Ora dopo qua diventa il famoso ma tema che io ti devo dire addirittura che ho letto dei messaggi in chat, alcuni che hanno scritto sono napoletano e hanno fatto bene. Io lo devo dire perché li ho letti, quindi ci sono, ragazzi, ognuno la vede a modo suo, non lo so. Per me è eccessivo. Ma scusate, me... ma io credo che sia eccessivo, ma in ogni caso se sei una persona estremamente prudente fai una fotocopia della carta d'identità in qualsiasi città del mondo, non d'Italia, cioè capito che intendo? È una questione di prudenza rispetto a un'ipotetica perdita del portafoglio che fai sempre, non è che perché se vai a Napoli pensi che cammini e ti rubino il portafoglio, cioè stiamo ancora parlando di una cosa che secondo me fa parte del Medioevo, ma in generale un po' per tutti, ragazzi. Chi è che non si fa anche solo la foto del documento sul cellulare per paura di perderlo? E addirittura i tifosi del Liverpool hanno bisogno di un tale accompagnamento di qualsiasi genere, mentale e fisico, da non sapere che si devono fare una foto del passaporto se lo perdono? E addirittura lo devi andare a sottolineare perché devi andare a giocare a Napoli? A me sembra una forma... di retaggio culturale in effetti consigliano anche questo sono andato a vederlo e c'è anche questo tweet si consiglia di portare sempre un documento valido, consigliamo ai tifosi di scattare una foto in caso di smarrimento o furto, questo aiuterà con l'ottenimento di una comunicazione normale che si fa sempre prima delle partite, questo mi sembra più normale. Niente contro il Napoli, dai raga, famo pure. No, però posso dire la verità, ma come una comunicazione normale, ma perché ma no, c'è no, bisogno no. Che qualcuno ti dica che stolen è rubato oppure se l'hai smarrito, cioè è una comunicazione che si fa sempre. Quattro anni fa si fanno sempre per Roma, però queste polemiche non sono uscite. C'è bisogno del è successo a Roma la stessa cosa, quattro anni fa mi ricordo benissimo. Se giochiamo contro la Juventus a Torino, si farà la stessa identica comunicazione contro la Juventus a Torino. State attenti, cioè, è una cosa normale de prassi, è una cosa normale. Io non vedo nessuna polemica. Sheridan, tu anche secondo te. Scusate, Sheridan, anche secondo te è una cosa che scrivono spesso, cioè l'hai vista abbastanza normale, non ti sei stupito anche tu che sei mezzo inglese, anzi più di mezzo. Sì, è una cosa che si scrive dappertutto, ovunque vada una squadra, non è... Io voglio dire due cose, che io ho vissuto a Napoli, quindi mi dispiace tanto se ci sono dei napoletani... C'è anche qualcuno che sta facendo dell'ironia, anche... Eppure voglio dire che ho capito quello che Liverpool sta cercando di fare, aiutare i tifosi. Lo so, se c'è qualche napoletano che si è offeso, capisco tanto, però questo è una cosa abbastanza normale. Parlando della foto della la tessera, la ID, è che noi in Inghilterra non è la legge in Britannia avere ID quando vai in giro per fare lo shopping o prendere un caffè, e perciò non siamo abituati a avere una foto dell'identification o passaporto ogni giorno. Perché io qui in Italia non era una cosa, io non sapevo quella cosa, che andavo alla stazione centrale a Milano e uno sbirro mi ha detto hai delle identità, passaporto, io dicevo passaporto passaporto per il treno a Torino, ma stiamo matti? Poi quindi capisco i due lati, diciamo così, mi dispiace per i napoletani, è una città splendida. Però se voi puoi avere problemi di furto in qualsiasi città nel mondo, certo. Milano, Tokyo, Napoli, da dove viene... A parte che Milano è considerata una delle più pericolose. È la più pericolosa. Non è Milano più pericolosa di Napoli, secondo me. Napoli è ottava nella classifica, non l'ho fatta io. Io volevo soltanto dire una cosa, e quando Klopp dice voi cercate il titolo, in realtà il titolo lo ha cercato l'account del Liverpool, perché tu le indicazioni utili le puoi dare
come raggiungere lo stadio, come muovervi, dai dei punti di interesse, non andare in giro con la sciarpa del Napoli da solo nei quartieri spagnoli. Scusate, scusami Michela, c'è un messaggio di Levaglio in privato che mi dice: io sono andato a Liverpool a vedere. L'abbiamo evidenziato prima, Faina, l'ho evidenziato prima. Sembra possa giocare Osimhen. Osimhen c'è, avuto... Osimhen c'è. Sì. C'è. Sicuro? Beh, sembra rientrato l'allarme, sì, sì. 90%. Quindi solo Politano al posto di Lozano nell'ipotetico 11 top. Sì, Lozano che tempi di recupero ha? Che si è fatto? Bene, bene. Non dovrebbero essere lunghi perché non ha nessun tipo di frattura, però comunque la contusione c'è no, stata. No, dice che quindi... già potrebbe giocare, solo che per precauzione. No, ma è stato anche convocato per la partita, quindi non panchina, è niente di gravissimo, è in panchina, sì. Diciamo, quindi ha ricevuto una botta abbastanza forte, quindi è semplicemente quello. Mm-mm. Mario invece, Liverpool sembra schierarsi con Alisson, Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson, Thiago, Fabinho, Milner, Salah, Nunez. Scusa, ma si può leggere una formazione così secondo te? Prego, dimmi, prego, se Faina. Si può leggere una formazione in questo modo. Ha ragione, faccia lei. Cazzo! Faccia lei. Prego, Liverpool prego. Scenderà in campo con un 4-3-3, con Alisson tra i pali. Alexander Arnold sulla fascia destra, Matip e Van Dijk saranno i centrali, Robertson a sinistra, Thiago, Fabinho e Milner, i tre di centrocampo, in avanti, vicino a Mister 100 milioni, Darwin Núñez, agiranno Mohamed Salah e Luis Diaz, allenatore Jürgen Klopp. Scusi, che cazzo stiamo a parlare? Dai, su, andiamo. Secondo me è peggiore. Non ho capito perché ti umili così. Comunque, andiamo un attimo a chiedere. No, agli altri. Sì, sì, Mario, dovrebbe essere questa giù, anche quinto. Allora, più o meno, diciamo che 10-11 dovrebbe essere questa. L'unico dubbio è Thiago Alcantara, perché Thiago Alcantara è rientrato ieri ad allenarsi dopo quasi un mese e mezzo. Quindi sicuramente non sarà parte. Ah, non c'è è Arthur in panchina. Sì, sì, c'è Arthur, probabilmente giocherà anche lui. E sicuramente non giocherà Thiago Alcantara perché non è neanche convocato. Però penso che oggi esordirà Arthur. Io non so com'è lui, non l'ho mai visto giocare. Meglio. Neanche Allegri l'ha mai visto giocare. Se mi potete dare qualche dritta, qualche consiglio su Arthur, no, posso aspettare da lui. Per me è buono a portare borracce. Per me è buono a portare le borracce, Mario. No, sincero, dimmi che ne no, pensi. No, sincero, per me è scarso. È così scarso, me... addirittura no, così scarso no, però per me è scarso, per me non vale 80 milioni. Diversa. Per me è un giocatore, per me è un giocatore da media classifica. Da media classifica, l'ha preso il Liverpool, una delle tre squadre più forti al mondo. Prego, Sciale. Giocatore fortissimo tecnicamente, secondo me il sostituto perfetto di Thiago. Sono d'accordo con lui. Azzo. Vabbè, ma Faina, se dovesse fare una buona partita, dirà lo stesso. Non si... Lui vede il futuro. Attenzione, perché ieri sera tutti a criticare Tuchel. Tuchel l'hanno cacciato via. Attenzione, Manfredi, vabbè, che questo è un periodo buono. L'ha criticato quando ha perso con la Zagabria, Faina, non quando no, ha vinto la Champions. No, rimaniamo sulla partita. Io ho sempre detto che a me non piace, che per me Tuchel è un allenatore scarso. Sì, sì. Facile arrivare in finale dei Champions col PSG. Facile. Sì, sì. Arrivaci con la Roma di Di Francesco, eh? E lì non me lo riconoscete. Che cazzo di? Ma tu stai fuori di testa, ma te la ricordi a Roma di Francesco? Non te la ricordo. Certo, ma ricordo. Basta, non abbiamo un altro. E allora? Allora, ecco le quote. Secondo i bookmaker, una partita che vede leggermente favorito il Liverpool, non così tanto. Comunque se la dovrà sudare, secondo i bookmaker. Facciamo non so, Sciale, tu come la vedi? Ma abbiamo affrontato diverse volte il Liverpool in passato. Sì. Da che io ricordi non ha mai segnato al Napoli. Speriamo non lo faccia neanche stasera. Non ha mai segnato al San Paolo, giusto? Sì, allo stadio, in casa, in casa nostra, ok. In casa nostra, perché Maradona. Ricordo le due sfide precedenti 1-0, abbiamo vinto 2-0 poi nel 2019. Bella tradizione. Io mi accontenterei anche del pareggio vedendo... Firmiamo per il pareggio? Sì. Cioè, certo, votate, chat. Spero che Napoli vince, però se si mette male il pareggio, che fai, lo butti? No, assolutamente. Sheridan, avevo messo il muto, scusami, prego. L'audio era disattiva. Prego, Sheridan. Io vedo un X spumeggiante, perché Liverpool...
sfumigente. Io perché Liverpool ha cominciato la stagione abbastanza male, Van Dijk non è come una volta, un po' come Domenico, come Manfredi, non è come una volta. Sì, si invecchia, Sheridan, si invecchia. Non ho detto questo, ha perso un po' della brillantezza, però no, i terzini del Liverpool, anche loro stanno in tilt, Alexander-Arnold non sa difendersi questa stagione, quindi ci saranno dei gol, spero, penso, quindi penso che sarà qui pareggio con gol, pareggio con... Schale? Sì. Attenzione a Kvaraskelia. Ormai è diventato Maradona. Michela? Attenzione. Ormai io dico Maradona. Vince il Napoli. Az, si sbilancia Michela. Vittoria Napoli. Vittoria sarebbe una bella vittoria per il Napoli. Tra l'altro ricordo che Benitez oggi ha detto che è il miglior calciatore in Italia in questo momento. Può essere abbastanza d'accordo. Se non è il migliore uno. C'è Leao. Cioè, insomma. Pochi se la gioca con quelli, Mario. Ma allora, di Maria. Sarà sicuramente una partita difficilissima stasera. E come la tradizione, San Paolo è uno stadio per noi sempre ostico. Milinkovic. Mi aspetto, non lo so. Ovviamente, mi aspetto sempre la vittoria da noi, però anche un pareggio non sarebbe male. Però dico 2-1 per noi, 2-1 Liverpool. Sì, partita Yolanda. Sofferta e gol all'ultimo. 2-1, gol all'ultimo. Yolanda, guarda, io da un po' dico che. Da un po' dico che mi aspetto un pareggio, sono indecisa se con gol o meno, nel senso con un multigol 2-4 oppure con un over 2.5. Vabbè, adesso non siamo dei pungitori proprio a questo livello, over calcio d'angoli, ok. Un pareggio va bene. Scusami, sai, io mi butto subito... Mi butto subito sul tecnico, sai come... Manuela, prima del profeta Faina, prego. No, anche io ci vedo un pareggio. Ci vedo un pareggio anche io. Tutti sulla X. Con gol. Sì. Profeta. Da scommettitore giocherei il segno gol. Non le fa. Fermati. Che a seconda di cosa dice cambia anche che proprio è un artista, cambia anche l'occhiale, tutto, tipo il personaggio. Ok. Commentatore è esatto. Non riesco a prenderla. Ma che volevi prendere? Dopo te la faccio vedere in un mese, stacca. Lo spinello. C'ho un'altra skill importante, Pancio, che te farò vedere, però mi serve una musichetta un po' più tieni per l'Inter, più de suspense mi serve. Per me stasera il Napoli non perde, c'è una quota di valore 1x Napoli, bellissima. Io vi dico la mia, secondo me, io sono abbastanza convinto del fatto che entrambe le italiane oggi non perdono, sono abbastanza convinto di questo. Ragazzi, io dico che il Napoli questa sera vince 3-0, signori, 3-0. Doppietta di Kvara e poi tutti a chiedere scusa.